Un saluto a tutti qui da GoPippo e benvenuti nel mondo della tecnologia. Come ricorderete, il 5 dicembre a Londra è stato presentato il nuovo Honor View 10. Ebbene sì, questo telefono si è fatto attendere parecchio. Io parecchio ho atteso questo momento. Comunque io nel sito ufficiale della High Honor ho preordinato il nuovo Honor View 10 o Honor View 10, come lo vogliamo chiamare. Ed esattamente il 2 gennaio venivano effettuate le spedizioni a tutti coloro che l'avevano preordinato. E questo includeva un pacchetto bundle, cioè ti regalavano o un paio di cuffie Bluetooth della Honor o potevi acquistare l'orologio della Honor. Io ho acquistato le cuffie perché tanto dell'orologio non me ne facevo nulla. E questo tipo di offerta prevedeva di avere al costo di un euro o uno o l'altro, e io ho scelto le cuffie Bluetooth. Ebbene sì, eccole qua, sono arrivati finalmente. Io non avevo proprio pazienza, quindi li ho aperti, ho già settato tutto perché io non avevo pazienza. Che devo fare? Non ho pazienza, sono impaziente. Comunque, vediamolo insieme. Allora, come prima cosa vi lascio con la bocca amara, quindi questo lo vedremo dopo, tanto faremo molto in fretta. Apriamo le cuffie che io ho già aperto, che però vi faccio vedere che come viene imballato tutto il contenuto. Troveremo le nostre belle cuffiette della Honor. Ovviamente le tiriamo via, io non avevo pazienza, l'ho tirata tutte così veloce, va bene. Tiriamo via e guardate qua che cuffiette ci hanno regalato al costo di soli un euro. Beh, le cuffiette sì, e sono molto comode per correre, quindi le mettiamo lì. Insieme vi lasceranno questa bella custodia della Honor, con scritto sopra, e il carica batterie delle nostre cuffie Bluetooth. Quindi molto comode, avremo molti ricambi, un ricambio con le taglie, varie taglie XL, SL, dipende da che orecchio avete. Se avete un orecchio ciccione vi mettete l'XL, vabbè. Li mettiamo tutto a posto, quindi tutto comprende. Anche qua dietro ci abbiamo la garanzia e tutte le istruzioni, che io non ho neanche aperto perché non me ne posso far fregarle meno, va bene. Adesso arriviamo al punto clou della situazione, del video. Il nostro Honor View 10 lo apriamo così ed eccolo qua. Bene, voi troverete subito questa protezione che del display, così che vi farà vedere tutto quello che è incluso in questo Honor, e troverete subito il nostro bellissimo, che si è già acceso perché è già acceso, però ve lo faccio vedere un attimo. Troviamo praticamente la nostra custodia, è già la custodia in silicone trasparente, che è già molto avvolgente, ha un bel design. Io sinceramente la cover non mi piace molto, però non lo voglio rovinare, e poi almeno ha una presa in più nel telefono. E poi perché questo Honor ha le fotocamere molto sporgenti, quindi quando lo andiamo a appoggiare toccheranno le fotocamere. Non penso che si graffino, perché se si graffino siamo un po' rovinati, vabbè. Comunque mettiamolo un attimo da parte. Qui troveremo per estrarre la SIM, che io l'ho già appeso alla mia chiave, e il libretto di istruzioni. Qui troviamo subito la supercharge da 4,5 supercharge. Io l'ho caricato e in un'ora abbiamo il 100% esattamente. E poi il bluetooth, il cavetto USB, e abbiamo un'altra scorta di cuffiette. Quindi se uno non ha comprato le cuffie Bluetooth, avete le cuffie integrate. Sì, avete le cuffie perché ha il jack per le cuffie. Tanti che dicevano che non aveva il jack, ma abbiamo sfatato questo mito. Quindi mettiamo tutto da parte, andiamo a vedere questo Honor. Allora, secondo me ha un design veramente fantastico, è molto sottile, molto sottile, molto padellone, io lo chiamo una bella padella di metallo, e a me piace veramente tanto. Noi abbiamo già settato tutto, quindi vi faccio vedere l'impronta
lo sblocco con impronta è davvero fulmineo. Basta che lo tocco e già sei aperto. Quindi non abbiamo problemi di questo genere, anche se ha lo sblocco facciale, però al momento non è ancora attivo, perché la Huawei ha deciso di farlo uscire in seguito. Comunque, sblocco fulmineo, guardate, vi faccio rivedere. Pack, veramente davvero fulmineo. Abbiamo davvero tantissime impostazioni. Abbiamo due fotocamere, uno da 20 megapixel e uno da 16, e nella parte frontale una camera da 13 megapixel. Abbiamo anche il ricevitore infrarossi, così che possiamo cambiare i canali ai nostri amici. No, vabbè. Qua possiamo gestire praticamente ogni cosa che ha un ricevitore infrarossi, ed è una cosa veramente fantastica. 6 GB di RAM, veramente un telefono straordinario, velocissimo e molto reattivo. Infatti io vi posso far vedere, mentre apriamo delle applicazioni, vi faccio vedere un'applicazione, così che possiamo aprire subito il Play Store, tac tac, via, ed è andato. Torniamo indietro, io ho rimosso la barra di navigazione, così che posso utilizzare tutto dal mio impronte. Infatti possiamo fare un bello swift lateralmente, possiamo richiudere un tasto, con un tocco torniamo indietro, con una pressione un po' più prolungata torniamo alla home. Perfetto, una roba eccezionale. Allora possiamo aprire Shazam, aperto, vai, pressione indietro YouTube, troviamo tutto il nostro YouTube. Poi possiamo scorrere, io ho già installato tante di quelle applicazioni, tra l'altro ho pure Scum, che posso giocare ai giochi dei vecchi giochi del PC. Ne abbiamo già installati qualcuno, e magari li faremo qualcosa insieme, visto che in precedenza abbiamo giocato molto a giochi per il PC. Cos'altro dire? Ha una diagonale di 5,99 pollici, quindi abbiamo un 18 noni veramente fantastico, in cui possiamo fare praticamente di tutto con questo display davvero fantastico. Parliamo di un processore Kirin 970, come abbiamo già detto in precedenza, octa-core, 6 GB di RAM. Ha una memoria di 128 GB di spazio, più SD da 256 GB espandibile. Parliamo della batteria. La batteria è davvero straordinaria. Ha una capacità di 3750 mAh. Io praticamente l'ho usato per 4 ore di display acceso e avevo il 30% di batteria, veramente straordinario. Ma andiamo a vedere direttamente sul sito della Honor come possiamo comprarlo. Purtroppo nel sito ufficiale della Honor questo telefono è sold out, praticamente l'hanno venduti tutti. Potete comprarlo nei siti non ufficiali, però io in descrizione vi metterò il sito della iHonor, così da poter accedere e comprarlo direttamente. Purtroppo nel sito ufficiale dobbiamo aspettare. Ebbene ragazzi, parliamo un attimo del comparto fotografico. Secondo me ha un comparto fotografico eccezionale. Ha tantissime impostazioni, facendo lo swift da un lato, che possiamo modificare tantissimi parametri. Può effettuare delle foto in maniera automatica, oppure possiamo andare noi a cambiare su Photo Pro tutte le impostazioni che vogliamo, se ne capiamo di queste cose. Se andiamo dall'altro lato troviamo anche le risoluzioni. Io attualmente ho messo una risoluzione da 18 noni, possiamo scegliere di avere 4 terzi con 20 mega con una risoluzione più alta, però a me piace il 18 noni, quindi lo tengo così. Anche i video non, purtroppo non ha la stabilizzazione, però se compriamo un bel gimbal come si deve, magari la stabilizzazione non è così importante. E io fra l'altro ho una sorpresa per voi che farò prossimamente. Allora, io vi faccio vedere solo una foto che ho fatto così in casa con scarsa luminosità. Purtroppo sono state delle giornate molto uggiose, quindi non ho avuto la possibilità di riscattare delle foto migliori. Vi faccio vedere una foto che ho fatto ai tulipani di mia moglie, e
erano davvero dei bellissimi colori, davvero molto belli. E diciamo che eravamo in casa ed era pure sera, quindi non c'era una luminosità molto, molto buona. Abbiamo anche il portrait, possiamo fare delle sfocature di ambiente con una bella macro. Possiamo veramente fare tantissime cose, sicuramente con più luce catturerà molto più dettagli. Comunque davvero un ottimo comparto fotografico. E che dire ragazzi, in conclusione questo Honor è davvero straordinario. Io lo consiglio a tutti coloro che vogliono uno smartphone come si deve. Non andiamo a incappare in quei telefoni da 1300 euro di cui ne conosciamo le prestazioni e i difetti. Se non vogliamo buttare soldi, andiamo su questi smartphone cinesi. Bene, io comincerò a fare molti video con questo smartphone. Porteremo sul canale molti video interessanti e con grande qualità. E quindi non rimane che salutarci e ci vediamo al prossimo video con la prossima recensione tecnologica. Chissà, magari di un gimbal. Di un gimbal, diciamo. Lasciamo stare. Bello spoiler. Va bene. Quindi vi invito a lasciare tanti bei like per questo Honor View 10 e iscrivetevi al canale, vedrete tante nuove recensioni e tanti nuovi video. Iscrivetevi a GoPippo, mi raccomando. Ciao!